Si chiama coprogrammazione, coprogettazione e network ed è il titolo dell'incontro voluto dal terzo settore nella restituzione alla collettività dei beni confiscati. Un appuntamento moderato dalla giornalista Maria Pia Tucci, che ha visto presenti il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà, assieme a Massimo Nicolò dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati, Eleonora Vanni, presidente nazionale Lega Coop Sociali, e Luciano Squillaci, portavoce del forum regionale del terzo settore. Il primo cittadino responsabile per il Mezzogiorno e i beni confiscati da ANCI ha affermato come i capitali confiscati devono e debbono rimanere sul territorio dove sono stati sottratti alla criminalità per creare sviluppo come risarcimento sociale per le comunità che di più soffrono l'oppressione violenta delle mafie. Beh, intanto complimenti al forum del terzo settore, in particolare a Macramè, per aver organizzato questa 2 giorni qui all'Imbadi, in un presidio che è stato finalmente restituito alla collettività dopo la confisca. In questi anni sono stati fatti tantissimi passi in avanti e finalmente anche all'interno delle misure 5 e 6 del Recovery Fund del PNRR sono stati inseriti circa 250 milioni di euro per la riqualificazione dei beni immobili sottratti alla criminalità organizzata. Tuttavia la strada da fare è ancora tantissima. Come ANCI abbiamo proposto una modifica al codice antimafia, dove è confluita anche la legge che ha istituito l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, una modifica che parte dal funzionamento del cosiddetto FUG, Fondo Unico Giustizia. Proponiamo in sostanza che da quel fondo vengano attinte le risorse economiche per, da un lato, consentire ai beni immobili di essere pienamente fruibili, riqualificati e essere consegnati quindi in tempi più rapidi e immediati alle associazioni che ne fanno richiesta o utilizzati dalle amministrazioni comunali per fini istituzionali. E poi c'è l'altro grande tema delle aziende. Molte aziende purtroppo dopo la confisca non rimangono, non riescono a rimanere sul mercato perché erano aziende drogate dai profitti illeciti. Simbolicamente sarebbe sbagliato lasciarle morire, non soltanto ovviamente perché si perderebbero molti posti di lavoro, ma perché si lancerebbe un messaggio straordinariamente negativo, e cioè che non si può fare in impresa al sud, non si può fare impresa in Calabria. Proprio per questo i fondi del FUG devono essere utilizzati anche per dare una mano a quelle imprese, a farle rimanere sul mercato e consentirle naturalmente di potersi riavviare bene e prima possibile. Terzo elemento, l'elemento culturale. Ci siamo trovati qui all'Imbadi in questa 2 giorni dedicata alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie in Calabria. Una manifestazione che si inserisce all'interno del progetto Giano, che è stato finanziato al Consorzio Macramè dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PON Legalità 2014-2020. E il nostro obiettivo, l'ho detto ieri, noi non ci siamo mai costruiti e cuciti addosso l'etichetta di antimafia, noi non facciamo antimafia. Il nostro ruolo, il nostro obiettivo è quello di dimostrare ai ragazzi di Limbadi, ai ragazzi della Calabria, che esiste un'alternativa alla mafia. Abbiamo scelto di celebrare la nostra assemblea dei soci con un evento collaterale che invece riempie di contenuto le cose che facciamo. Una delle cose che facciamo è quello di fare stare bene i territori e tra i territori soprattutto i beni confiscati. La nostra storia è una storia che si rincorre con la gestione dei beni confiscati perché siamo arrivati a ben 4 tra terreni, immobili, ad averne noi la gestione, ma come si diceva meglio nel convegno, a condividere con le amministrazioni la gestione, sarebbe più opportuno dirlo. Oggi è tutto legato al tema dei beni confiscati, ma a settembre, quando inaugureremo il bene confiscato a Via Posidonia, faremo anche lì un evento collaterale che invece parlerà più del contenuto di quello che sarà l'immobile che ci è stato assegnato dalla città metropolitana e così via. Lo faremo anche a fine anno sui temi dello sviluppo di comunità, anche per dare una sponda a tutto il percorso che stiamo facendo con una serie di enti pubblici insieme alla città metropolitana sulla costituzione della fondazione di comunità. Quindi il nostro auspicio è che diventiamo un po' fertilizzanti, diciamo così, per il territorio, un humus positivo che serve per creare benessere non solo per le persone, ma anche per le realtà che ci circondano.